Mi serve l'ispirazione per un nuovo video. Che cazzo posso fare? Beh, ma che ce penso, dovrei fare un video comico, alla fine è quello che faccio. Bucio de culo, atto primo, azione! Bucio de culo a tutti! E togli sto cazzo di blue skin, che è una merda! Benvenuti a tutti, siamo in questo video comico. Spacchettamento! Levato, loco, sbirri di saltato su un nuovo spacchettamento. Allora, questo è il nostro scatolone. Dentro il mio scatolone c'è, attenzione, attenzione, fate un pezzo di kazoo! Cioè, di kazoo, cioè sarebbe un kazoo intero. Poi, con questo kazoo, ve lo potete ficcare l'underman! Ma secondo me non funziona. Vorrei fare un video no sense. Video senza senso. Importantissimo. Basta, basta. Trombare. Sì! Ma stavo pensando, se improvvisassi un po' di jazz o facessi un concerto. Ehi, lo sai, mi prendi più che mai, e per questo ti voglio bene. Lo lancio? Faccio un video sensato. E arrivato, loco, benvenuti sottotitoli a un nuovo video. Oggi io vi spiegherò che condividere il video è importantissimo. Io insieme ad altri ragazzi stiamo lottando per questa battaglia, per il like sincero, per un like che sia veramente un like di un video che ti piace, non i numeri, perché mi sono rotto il cazzo con questi numeri che volete, i numeri iscritti, i numeri views, i numeri like, no! Questo è il messaggio che vorrei darvi. Condivisione è uguale a notorietà. Ma non parlo della notorietà che può avere un famoso, nel senso essere famosi e sfondare, essere un proprio web star, questo. Notorietà nel senso che impariamo a farci conoscere. Per farsi conoscere non è importante avere like, avere tantissime visual, anche se tantissime visual sì, però non è l'iscritto ricambi che porta alla visual e non è l'iscritto ricambi che porta al like. Ciò che porta alle vere visual e i veri like sono le condivisioni. Se voi ad esempio condividete questo video su Twitter o altri miei video, io lo vedrò perché comunque ci sono taggato. Di conseguenza questa cosa porta notorietà a me, ma anche a voi, perché io ricondividerò il vostro tweet. Su Facebook la stessa cosa, quindi basta condividere e taggare la persona o la pagina per avere un doppio feedback, sia alla persona creatore di contenuti, sia a voi che state condividendo il video. Quindi mi raccomando ragazzi, se vi è piaciuto questo video e condividete il mio messaggio, condividete appunto anche il video. Ovviamente cercate di condividerlo con il vostro account principale del vostro canale YouTube, del vostro account Twitter, del vostro account Google+, taggatemi ovviamente, in modo che io posso ricondividere il vostro post e condividere anche il vostro profilo e quindi anche il vostro canale YouTube, qualsiasi cosa voi abbiate. Lo so, ho fatto due palle questo discorso, eh. Per finire, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, mettete like e appunto condividete il
messaggio. E ci vediamo al prossimo video. Come al solito, buona suerte a todos. Bucio del culo a tutti e hasta luego. Yes. Yeah. I want you. Sono l'uomo di tela. E sti cazzi ci lo metti. Spera, vai.